Bene, adesso ho piacere di introdurre l'avvocatessa Fabiola Del Torchio, che è la direttrice della scuola di alta formazione, a cui ha fatto riferimento il direttore Michele Di Fiore in apertura, e la responsabile della scuola della nostra sede di Milano e consigliere di UNCAT, e poi una mia grande amica, e che ascolterò con grande piacere. Le tocca in ultimo di raccordare i fili di questo percorso argomentativo, attesa la ricaduta che tutte queste tematiche hanno sul piano penale. Mi riferisco al decreto legislativo 74 del 2000, ma mi riferisco anche al decreto legislativo 131 del 2001 e la nuova formulazione dei reati tributari mutuata in attuazione della direttiva PIF, quantomeno ci consente di tenere ferme due conseguenze: che la lotta alle pratiche evasive ha prodotto nel nostro sistema penal tributario, cioè la punibilità anche del tentativo, in caso di fatti transnazionali diretti ad evadere l'imposta ove la misura sia superiore ai 10 milioni, e l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti di quei reati commessi nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri. Il tema sul quale ci tratterà Fabiola, che ascolteremo con grande attenzione, e la ringrazio della pazienza che ha avuto anche ad attendere il suo turno, e i reati tributari e problematiche internazionali, l'esterovestizione e le residenze fittizie secondo la giurisprudenza tributaria e penale. Prego, Fabiola. Grazie Antonio. Mi sentite? Vedete le slide? Tutto a posto? Antonio, mi senti? Sì, perfettamente, Ah, Fabiola. ok. Bene, e Grazie. vedete anche le slide. Ok, perfetto. Allora, nonostante i tempi strettissimi, cercherò di dare quantomeno a flash quello che avevo in animo di dirvi, non senza prima ringraziare sia gli organizzatori e fare i miei complimenti veramente vivissimi agli autori del testo, compresa Manuela, che oggi non c'è, ma che sicuramente ha influenzato e ha ben condotto la sua parte, quindi vorranno gli altri autori ringraziarla e farle i miei complimenti. Complimenti anche ai relatori che mi hanno preceduto, che hanno sicuramente dato una visione di quelle che sono le problematiche legate all'estero. Con il mio intervento io farei un passo indietro, ritornerei in ambito di territorio nazionale, perché comunque noi come operatori italiani certamente dobbiamo conoscere come sono le disposizioni sull'estero quando il cliente evidentemente voglia approcciare questo tipo di istituti, questo tipo di figure di cui abbiamo sentito parlare, ma dobbiamo anche evidentemente preoccuparci di quelle che sono poi le possibili ricadute rispetto al regime interno e alla, come dire, alla richiesta di tassazione che in base, vediamo se riesco a fare. Scusate, ma non riesco a far girare le slide. Quando si deve fare in fretta, ovviamente.
legame, dicevo, fra il territorio e il regime di tassazione nazionale. Andrò velocissima. Quello che era lo scopo un pochino di questa mia chiacchierata era quello di evidenziare diciamo, l'interpretazione data dalla giurisprudenza italiana su quelli che sono quei problemi che già abbiamo sentito trattare dagli altri relatori, in particolar modo quello della esterovestizione e delle residenze fittizie. Quindi diamo per scontato una serie di cose, andrò appunto, ripeto, in modo piuttosto rapido, legame tra il territorio e del principio della tassazione del reddito ovunque prodotto, quindi per il residente il reddito ovunque prodotto viene dalla pubblica amministrazione italiana attratto a tassazione. Dunque è evidente che questa attrazione a tassazione del reddito ovunque prodotto fa sì che particolare attenzione venga messa da parte appunto dell'amministrazione in fase poi di accertamento per valutare se tutti quei fenomeni in cui abbiamo del reddito prodotto all'estero sia effettivamente prodotto all'estero in modo, diciamo così, tra virgolette, sano, oppure sia prodotto all'estero in modo patologico e quindi possa essere riassorbito a tassazione in Italia. Le norme di riferimento le abbiamo un pochino già viste, comunque le conosciamo tutte, sono per le persone fisiche l'articolo 2, per le persone giuridiche l'articolo 73, che sono articolate sulla base di un medesimo schema. E i due articoli indicano tre criteri fra loro alternativi e poi una previsione antielusiva introdotta per quel che riguarda le persone fisiche col decreto, con la legge 448 del 98, per quanto riguarda le persone giuridiche col decreto legge 223 del 2006, una presunzione relativa, vediamo l'articolo 2 nel comma 2 bis e l'articolo 73 al comma 5 bis, dove si dice si considerano altresì residenti salvo prova contraria. Dunque abbiamo, ridicevo, medesimo schema. La norma dice sono considerati residenti chi, le persone fisiche o le persone giuridiche che per la maggior parte del tempo hanno, e ci indica i requisiti, quindi o il domicilio, o la residenza, l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti, o il domicilio o la residenza, per le persone fisiche, sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale per le persone giuridiche. E poi appunto le due norme hanno questa inversione dell'onere della prova per cui in determinati casi si considerano comunque residenti a meno che il contribuente offra prova contraria. Quindi già in questo senso vediamo l'importanza dell'onere probatorio, cioè del riuscire e del dover dimostrare che quella residenza o stabilimento all'estero sono effettivamente reali e dunque non è possibile ricondurre a tassazione in Italia quanto prodotto all'estero o meno. Qui segnalavo delle sentenze relative al fatto che abbiamo detto che quei tre requisiti sono requisiti alternativi, ma in realtà non è un'alternatività perfetta, ma qui direi andiamo un pochino più rapidi. Dunque, abbiamo detto, no, è difficilissimo cercare di sintetizzare, quindi probabilmente sembrerò meno organica di quanto avrei voluto essere. Comunque ci provo. Abbiamo detto che abbiamo dei requisiti, alcuni statici, diciamo così, come può essere l'iscrizione all'anagrafe oppure per le persone giuridiche il luogo dove si trova la sede legale, e altri requisiti invece che vanno, tra virgolette, interpretati, vanno riempiti. Quando pensiamo ad esempio alle persone fisiche, quando si parla il luogo principale degli interessi. Vuole dire tutto, vuole dire niente. Dunque, possiamo avere un approccio in questa fase interpretativa di tipo formale che
che si limita, diciamo così, al dato statico, oppure, ed è un approccio che a volte è quello privilegiato dall'amministrazione interna e anche dalla giurisprudenza di merito, specialmente dalla giurisprudenza tributaria, non tanto da quella penale, e invece un approccio, diciamo così, di tipo unionale, dove si va a guardare non solamente all'aspetto statico, all'aspetto formale, ma si va invece a guardare a quella che è, diciamo, meglio la reale situazione, utilizzando ad esempio quelli che sono i criteri del commentario OCSE posti per le ipotesi di doppia residenza. Abbiamo tutta una serie di criteri che vengono utilizzati per decidere, per capire in caso di doppia residenza quale debba essere considerata quella fiscale. In questo caso quei criteri sono utilizzabili anche per valutare se la residenza è o non è in un paese particolare. E questo è sicuramente un approccio più garantista, no? per il soggetto, ma è un approccio che sicuramente dobbiamo conoscere, dobbiamo capire e cercare sia nella fase della pianificazione, ma soprattutto nella fase della difesa, quando il nostro cliente abbia già ricevuto degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate italiana, cercare di considerare quelli che sono gli elementi indicati dalla giurisprudenza sia nazionale ma anche della Corte europea, per far capire al giudice italiano, e qui mi riferisco in particolar modo alle commissioni tributarie di merito, dove magari il giudice non è tanto abituato, tra virgolette, a occuparsi di questo tipo di problematiche, di questo tipo di operazioni che sono anche molto molto complesse, far conoscere al giudice italiano quelli che sono i principi posti dalla giurisprudenza italiana, ma anche quelli posti dalla Corte europea, è sicuramente un qualcosa che dobbiamo fare per far sì che il giudice si distacchi da quella che in realtà forse potrebbe essere la lettura più facile, ossia quella che vada a guardare esclusivamente alla forma e non alla sostanza. Per quel che riguarda la giurisprudenza tributaria di merito, come vi dicevo, spesso il fatto che ci sia uno spostamento o della residenza del soggetto persona fisica oppure del luogo di svolgimento delle attività per le imprese in un paese con un vantaggio fiscale, spesso per la giurisprudenza tributaria di merito questo è motivo sufficiente per considerare la manovra elusiva e dunque considerare l'esterovestizione, nel senso: hai un'attività, sposti l'attività all'estero in un paese dove sicuramente avrai un vantaggio fiscale, bene, stai facendo un qualcosa di illecito e dunque è corretta la ripresa tassazione di quel reddito. Sto parlando in modo molto, molto facile, anche perché vista l'ora e visto l'impegno delle relazioni precedenti siamo magari tutti un po' stanchi, vediamo di smorzare un attimino. La giurisprudenza penale invece ha sicuramente un'attenzione diversa. Sicuramente la giurisprudenza penale anche è strutturata in un modo diverso. Il processo penale, non abbiamo ad esempio quell'acquisizione automatica nel processo penale delle presunzioni che invece abbiamo nel processo tributario. Dunque il giudice penale è molto più portato ad approcciare visione anche guardando quello che è l'elemento soggettivo e accertare e guardare ad accertare la natura artificiosa della sede estera prima di dichiarare questa sede fatta al solo fine di godere di un regime fiscale più vantaggioso. Abbiamo già sentito parlare nelle relazioni precedenti della sentenza Cadbury-Schweppes, è una sentenza non recentissima ma secondo me fondamentale per mettere dei paletti interessanti a quello che è appunto il tema che ci riguarda,
Oltre a questa sentenza, io qui ho indicato anche la sentenza Dolce Gabbana, che sicuramente è una sentenza che ha fatto molto scalpore, non fosse altro che per la notorietà dei soggetti coinvolti, ma è una sentenza anche questa che mette dei paletti molto interessanti, sentenza penale. Mentre prima di questa sentenza, le sentenze della Cassazione tendevano a valutare l'estro vestizione sulla base della sede dove venivano prese le decisioni strategiche, oppure ad esempio sulla base della maggioranza nell'organo amministrativo di persone fisiche residenti in Italia, con la sentenza Dolce Gabbana cambiano visuali. Allora, vediamo velocemente queste due sentenze. Questa della Corte europea, ne ha già parlato prima il comandante, prevede la libertà di stabilimento come principio fondamentale del diritto europeo e si dice la libertà di stabilimento può essere esercitata anche al fine di godere di un regime fiscale più vantaggioso. Dunque, il fatto di spostarmi per avere un regime fiscale più vantaggioso non necessariamente è un qualcosa di illecito. Il legislatore nazionale deve rispettare il diritto comunitario. Restrizioni le possiamo avere solo in caso di costruzioni di puro artificio. Puro artificio che vuol dire deve mancare, e anche su questo mi ha anticipato il comandante, deve mancare l'esercizio effettivo e reale dell'attività, deve mancare l'insediamento e deve, la Corte lo sottolinea, l'importanza anche dei rapporti col terzi, cioè quanto la mia residenza all'estero viene recepita dai soggetti terzi con i quali io mi vado a interfacciare come effettiva e reale. Di questa sentenza, poi di tutte le sentenze che io andrò a citare, se volete vi posso fare avere la copia, ma sicuramente le trovate su qualsiasi banca dati. Di questa sentenza fondamentali i punti 37, 40, 51, 54, 56, 57. Leggendo i punti di questa sentenza, diciamo che abbiamo veramente una ricostruzione, secondo me, molto importante, molto interessante. Caso Dolce Gabbana, qui vi avevo un pochino, volevo illustrarvi cos'era successo, ma comunque sia, vediamo che dopo il 2004 vengono spostate delle attività in Lussemburgo e c'è tutta questa complicata, diciamo così, struttura che fa sì che la società Gado lussemburghese diventi la proprietaria dei marchi e dunque le royalties vengano imputate alla Gado in Lussemburgo e non ai due stilisti in Italia, quelli che erano prima i proprietari dei marchi. Rispetto a questo, questi sono un pochino i punti che emergono dalla lettura di questa sentenza. È veramente importante, secondo me, leggere un passo della sentenza dove si dice che, appunto, è necessario che il giudice accerti, se il domicilio fiscale estero sia una costruzione di puro artificio o invece corrisponda a un'entità reale che svolge effettivamente la propria attività. Il fenomeno dell'estroinvestizione, dicono i giudici, esiste solo laddove è comprovato che siano adottate strutture artificiali e non nei casi dove la creazione di veicoli societari esteri risponda a significative ragioni extrafiscali connesse alla riorganizzazione del gruppo. Dal fine, in questo caso specifico, è stata considerata legittima, lecita la scelta imprenditoriale e strategica fatta dalla società, dal gruppo Dolce Gabbana, perché la Corte rileva la realtà dell'insediamento lussemburghese, l'effettività dell'attività e vi svolta e le ragioni stesse della scelta del Lussemburgo, indipendentemente dal fatto che la direzione
e le scelte gestionali fondamentali venissero prese da soggetti residenti in Italia. Mentre questa prima era sempre stata una di quelle scriminanti per cui se l'organizzazione arrivava da una società italiana o da un soggetto italiano, allora si riteneva di poter assorbire in Italia anche quello che succedeva all'estero, questa sentenza diciamo che dà una bella svolta e per questo secondo me anche questa è molto interessante da leggere, proprio perché dovendo noi domani difendere un soggetto a cui venga imputata l'estero vestizione oppure una residenza fittizia all'estero, se noi riusciamo, come qui sono riusciti, a dimostrare con prove concrete che effettivamente quella società era inserita nel tessuto economico estero, effettivamente la direzione effettiva, non quella strategica, ma quella effettiva, avveniva all'estero, ecco che il giudice italiano ha considerato questa attività lecita. Allora, qui io avevo una serie di sentenze, ve le avrei volute un pochino illustrare, ma evidentemente non ne abbiamo il tempo. Sono comunque tutte sentenze queste relative all'estero vestizione delle persone giuridiche, mentre queste successive all'estero vestizione delle persone fisiche. Nel caso di persone giuridiche, come vi ho già detto, abbiamo quasi sempre uno scollamento fra la Cassazione penale e la Cassazione civile, perché il giudice penale diciamo che va a indagare, tra virgolette, un po' di più. Nel caso dell'estero vestizione delle persone fisiche, invece, il discorso diventa un pochino più complicato, ma si sposta veramente moltissimo sul discorso dell'onere della prova. Perché per la persona fisica, pensiamo, anche qui abbiamo dei casi noti di motociclisti, calciatori, cantanti lirici, insomma stilisti e quant'altro, che dicono di essere residenti all'estero. L'amministrazione italiana contesta questa residenza considerandola fittizia. E qui ce la giochiamo proprio sul materiale probatorio. Alcune sentenze privilegiano l'importanza dei requisiti patrimoniali, per cui dove effettivamente viene svolta l'attività. Altre privilegiano i rapporti personali, per cui ci sono state alcune di queste sentenze dove, ad esempio, per un cantante che all'estero aveva la casa, aveva la moglie, aveva i figli, però incideva le canzoni in una sala di incisione italiana, la Cassazione ha detto privilegio, cioè diventa rilevante il luogo dove tu hai prodotto, dove tu hai un interesse patrimoniale, piuttosto che quello dove tu hai la famiglia, perché la famiglia comunque era stata considerata meno stabile rispetto all'attività di incisione, questo era un cantante famoso. In altri casi invece viene privilegiato l'aspetto personale, però anche qui non mi soffermo. Tornando indietro di queste sentenze, quella che volevo segnalare era la prima di questa lista, è recente, è del 2020, e riguarda proprio una tematica di estrovestizione rispetto a Malta, quindi mi rifaccio al discorso di Rossana Giacalone. Questo era il caso di una società di diritto maltese creata per partecipare a una gara di appalto per acquistare una flotta navale, è stata considerata invece di matrice italiana, quindi una società di un caso di estrovestizione, e uno degli elementi presi così come scriminante da parte della Cassazione è stato il fatto che il luogo dove venivano prese le decisioni non era a Malta, seppure a Malta si è svolta l'attività e sono sorti e hanno avuto adempimento gli obblighi contrattuali. Qui si diceva però le decisioni venivano prese all'estero, venivano prese in Italia. Qui oltretutto le decisioni, i consiglieri della società erano dislocati in diversi paesi, quindi le decisioni prevalentemente venivano fatte in riunioni in videoconferenza. È stata ritenuta la territorialità dell'Italia perché era
luogo di residenza del soggetto, del consigliere che impartiva le decisioni principali. Per cui vedete che la giurisprudenza, come sempre, appare abbastanza ondivaga per quel che riguarda la giurisprudenza italiana. Una cosa particolare di questa sentenza è che il giudice ha valutato, considerando la società maltese una società di mero schermo, parlando poi però di una stabile organizzazione, quasi che si trattasse di una stabile occulta. E questo secondo me è un qualcosa di estremamente grave, perché adesso non avremo il tempo di parlarne, ma la differenza fra esterovestizione e stabile occulta è notevole, sono due aspetti completamente differenti anche rispetto a quello che è il reddito che io devo andare a dichiarare. In caso di esterovestizione dovrò pagare, ammesso che si accerti l'esterovestizione, dovrò pagare su tutto il reddito ovunque prodotto. In caso di stabile occulta, eventualmente solo sul reddito prodotto in Italia. Diversi saranno anche i soggetti che dovranno essere chiamati a pagare. Per cui il fatto che questa Cassazione nel 2020 vada a confondere quasi, a trattare nello stesso, quantomeno a parlare non tecnicamente di stabile organizzazione, diciamo che ci va sempre un po' a preoccupare. Quindi qui persone fisiche l'abbiamo detto, velocissimi, allora rilevanza penale. È evidente che nel momento in cui viene accertata un'esterovestizione o una residenza fittizia, dunque tutto quello che è stato prodotto all'estero viene ricondotto a tassazione in Italia, ci troveremo davanti sicuramente all'illecito dell'omessa dichiarazione e all'illecito degli omessi versamenti. Dunque, aveva già in apertura l'avvocato Cuva accennato a questo tema, che è un tema poi fondamentale, anche nel momento in cui noi andiamo a consigliare una pianificazione che preveda lo spostamento all'estero, dobbiamo sicuramente tenere presente questo tema delle sanzioni. E collegato a questo discorso è quello di dire: ci troviamo di fronte in questi casi esterovestizione, residenza fittizia, a un fenomeno di evasione, o ci troviamo di fronte a un fenomeno di elusione e dunque di non applicazione delle sanzioni penali? È evidente che se io sono residente in Italia, produco un reddito, ometto di dichiararlo, è sicuramente un'evasione. Il problema è, e anche qui potremmo parlarne per ore, sarebbe stato anche bello avere il tempo di discuterne fra noi relatori, in questo caso, quando c'è esterovestizione, posso considerare direttamente violato l'articolo 73 o l'articolo 2 e dunque considero il soggetto evasore, oppure ho solamente aggirato la norma, dunque rientro in una condotta abusiva, elusiva e dunque non scatta la sanzione penale? Ad esempio, la Cassazione, una Cassazione del 2018, 39.678, che era una di quelle che avevo citato prima, nella slide precedente, parla di fattispecie simulatoria, per cui il soggetto vuole far apparire la residenza in uno stato dove invece non è. È una situazione simulatoria che viene, diciamo così, assimilata a una condotta evasiva. Altra parte della giurisprudenza e anche della dottrina, in questo caso mi riferisco ad esempio al professor Gaffuri della Camera di Milano, parlano invece di evasione, perché si dice la società in realtà era residente in Italia, ma contrariamente ai suoi doveri non ha dichiarato il reddito prodotto, perché ha dichiarato di non essere residente in Italia, quindi c'è, individua nell'esterovestizione una violazione della norma, non un aggiramento ma una violazione della norma, e di conseguenza, considerando l'evasione, arriva a considerare anche sanzionabile dal punto di vista penale. Altra dottrina, e in particolare ho letto uno scritto interessante di
Mario Garavoglia, riconduce invece la problematica, cioè suddivide la problematica, nel senso che dice: se io rientro in uno dei tre criteri previsti dalla norma, quindi o i tre dell'articolo 2 o i tre dell'articolo 73, e non dichiaro, allora è evasione. Ma se invece la residenza è affermata a posteriori, in funzione di quella lettura antielusiva, quindi di quei due commi dove si dice salvo che si dimostri il contrario, allora in quel caso la residenza o l'estero vestizione affermata a posteriori non potrebbe mai comunque considerarsi evasione, ma sarebbe comunque riconducibile nell'alveo dell'abuso del diritto e dunque non sanzionabile. Quindi anche su questo diciamo che avremmo avuto molto da cui discutere. Anche questo argomento però è ampiamente trattato in modo esaustivo nel testo dei nostri amici e colleghi, a cui io sicuramente rimando per degli approfondimenti ulteriori rispetto a quello che io ho cercato di sintetizzare. Per cui, dicendo veramente in due parole, quando vogliamo consigliare il cliente o quando dobbiamo difendere il cliente, benissimo, anzi indispensabile la conoscenza del regime dei paesi esteri, ma indispensabile anche la conoscenza, l'approfondimento e lo studio della giurisprudenza nazionale, che proprio ci serve, la conoscenza ci serve per riuscire a difendere bene il nostro cliente. Conoscenza della giurisprudenza nazionale, ma ancor di più delle giurisprudenze comunitarie, sicuramente molto più garantiste, molto più attente, diciamo così, al diritto del cittadino. Grazie mille, mi taccio, mi fermo e ripasso ad Antonio la parola. Grazie Fabiola. Una relazione molto completa. Quest'ultima parte in particolare ci rinvia al tema che è trattato nel volume e al rapporto tra evasione e delusione. Il riferimento all'articolo 73, quindi alla residenza e alla prova contraria, mi pone un interrogativo che magari vi sottopongo, perché lo ritengo essenziale anche come nucleo della tua esposizione, nella quale fai riferimento ad una giurisprudenza che dalla quale noi dobbiamo ricavare quello che molto spesso non emerge, vale a dire dalla nostra giurisprudenza di legittimità emergono i principi di diritto, le massime. La giurisprudenza comunitaria è più diffusa nello spiegarci il fatto, cioè la narrazione del fatto è importante per capire poi la vicenda come si è nucleata. Allora mi chiedo, a proposito della residenza, qual è il rapporto tra il concetto di residenza e la sua declinazione all'interno dell'articolo 73, mi riferisco in particolare all'ipotesi A e B, cioè la direzione strategica o effettiva a cui Fabiola ha anche fatto riferimento, è il regime, la disciplina delle doppie imposizioni. Vale a dire, posto che una società abbia una sede operativa, produca attività e quindi produca reddito e sconti reddito in un altro paese, qual è la relazione con il principio con la presunzione di cui all'articolo 73, che vorrebbe invece che la imposta venga scontata nel nostro territorio e quindi vada assolta l'imposta nei confronti dello Stato interno? Tra le due situazioni possiamo ritenere che sia applicabile l'una piuttosto che l'altra soluzione applicativa? Diamo spazio
al principio delle doppie imposizioni che riconoscono effettivamente risolvendo quell'altro problema della plurimposizione internazionale, oppure dobbiamo restare ancorati alla nostra disciplina interna, cioè al diritto positivo? Diritto positivo o trattati? Questo è lo spunto che mi viene dalla tua analisi. Se su questo qualcuno vuole intervenire, altrimenti ci avviamo alla conclusione del nostro dibattito. Ah, io intanto mi riallaccio a quello che hai detto tu delle sentenze della Corte europea, e effettivamente sono di una linearità e di una esposizione chiara e precisa che a volte è quasi disarmante, nel senso che io proprio ieri, in vista di questa giornata, ho riletto quella sentenza ed è una cosa chiarissima, cioè ti spiega cosa è successo, qual è il punto A, come si risponde al punto A, qual è il punto B, come si trova e qual è la soluzione. E poi leggo le sentenze della Cassazione e inizio a dire sto perdendo colpi perché non capisco nulla, la leggo, la rileggo, la rileggo e poi arrivo a cercare di tirar fuori un principio. Comunque, detto questo, niente rispetto al discorso cioè, secondo me, oggi come oggi, il fatto che una società residente poi agisca in vari posti del mondo, operando in diverse situazioni in modi diversi per i più svariati motivi, non fosse anche quello di un risparmio fiscale, ma non è un problema, è evidente che è legittima questa operazione e non necessariamente deve essere tutto ricondotto al concetto dell'esterovestizione, che trovo, diciamo, un pochino, come dire, non più attuale. Dopodiché, certamente, visto che ci sarà la necessità di capire quale paese deve tassare queste imposte, i trattati, i regimi contro le doppie, contro la doppia tassazione sicuramente vengono in soccorso e sicuramente, ad esempio, il riferimento alla normativa, alle disposizioni OCSE, abbiamo una individuazione di quelli che sono i criteri per capire dove collocare il reddito. Non so se era questo il tema della tua perplessità. Grazie. Sempre Sì, poi chiaro. volevo aggiungere, avvocato Damascelli, se posso, mi sentite? Sì, prego, comandante. Ecco, anche qua se posso dare un contributo, avendo contestato diverse esterovestizioni, sia comunitarie che extracomunitarie, e in effetti tutto sulla base della derivazione giurisprudenziale comunitaria ruota attorno al concetto di nuovo libertà di stabilimento, soprattutto europeo, e costruzione di cui artificio. Ogni modo, soprattutto con la firma della Convenzione multilaterale, sono state introdotte, come lei sa, nel nostro ordinamento procedure rafforzate, tra cui la procedura arbitrale, perché ci si era accorti nel tempo che la procedura farraginosa dell'articolo 25 del modello OCSE, la Mutual Agreement Procedure in particolare, era molto lunga e soprattutto non dava neanche un obbligo di risultato agli stati membri che si palleggiavano il contribuente che aveva pagato le imposte da un lato e gli venivano richieste anche dall'altro. Diciamo che al di là della direttiva comunitaria che può essere utilizzata, ma per soggetti che non riguardano e che non sono insiti nella comunità europea, facciamo l'esempio l'Italia e gli Stati Uniti, il consiglio di adottare la procedura arbitrale. Si cercherà in tempi un po' più rapidi di dirimere i casi di dual residence, quindi doppia residenza, e cercare di pagare le imposte in linea con il principio di capacità contributiva in un solo Stato ed evitare simmetricamente profili di doppia imposizione. Quindi ecco, al di là dell'articolo 25 del modello arbitrale, oggi è un po' più definitiva, ecco, sulla base dell'esperienza anche qua che ho maturato in verifica. Comunque prometto un ulteriore incontro su questi argomenti che devo dire che lasciano sempre tantissimi, tantissimi spunti. Se posso, Antonio, accingermi a concludere ringraziando
in primis l'editore che insomma è stato molto paziente, come tutti gli oltre 160 partecipanti che sono rimasti, devo dire, collegati fino alla fine. Siamo 110 attualmente, quindi grazie a coloro i quali hanno apprezzato questa iniziativa, grazie anche ad UNCAT per il costante impegno nell'ambito della formazione e nell'ambito dell'avvocatura, i nostri relatori, il luogotenente Bargagli, il quale ha dato un contributo da una prospettiva diversa assolutamente affascinante, e in ultimo ringrazio anche la coautrice Emanuela Costabile, che oggi non è qui con noi, che avrebbe voluto partecipare, ma sicuramente per la prossima iniziativa sarà dei nostri, e la nostra business school, con cui stiamo facendo un ottimo lavoro anche sul fronte della ricerca. Per cui ripasso la parola ad Antonio per le conclusioni, e veramente grazie a tutti quanti. Grazie a te Daniele, abbiamo sforato abbondantemente rispetto alle 17 che ci eravamo prefigurati, quindi le conclusioni sono nei vostri stessi interventi. Posso soltanto ringraziare i partecipanti e in generale teniamo presente, faccio delle conclusioni scontate, ovvie e me ne scuso, vale a dire che in un sistema globalizzato i criteri di pianificazione fiscale sono all'ordine del giorno. Questo richiede un sforzo continuo, quotidiano, da parte degli operatori, da parte dei professionisti, da parte dei funzionari dello Stato, per la parte che loro compete. Deve essere un aggiornamento continuo che dovrà consentire un confronto qualificato, leale, aperto, e questo non può che essere uno sprone a tutti quanti a far sempre meglio. Il confronto in materia di diritto è quanto mai necessario, organico, essenziale, naturale. Non possiamo fare altro che continuare a studiare, continuare a confrontarci. Quindi io concluderei in questo modo, rinnovando il mio ringraziamento, e al prossimo appuntamento, e di nuovo complimenti a Daniele, a Rossano e a Manuela Costabile per il loro lavoro, che ci sarà molto prezioso.